quando ci sono degli errori proprio di stampa evidenti, è un po' difficile recuperare il volume. Per quanto riguarda invece le relegature, si dà dietro e te la devono cambiare con una relegatura migliore. C'era una rana seduta lì, leggeva fumetti di supereroi, manga avventure. Allora, oggi parliamo di un problema, sempre che riguarda la rilegatura, le stampe di un prodotto, e se si possono risolvere oppure no. Allora, vi ho fatto accennato a un video precedente, che adesso andrò a cambiarla, una copia del mio Dragon Ball, esattamente il 29, vedete, questo è rilegato a filo, no? Vi ho già parlato della rilegatura a filo. Se non sapete di cosa sto parlando, magari scrivetemelo nei commenti. Vi rimando ai video. E cosa? Aprendolo, mi sono accorto che parte dal numero 61, ok? Andando in fondo alla pagina mi sono accorto che appunto dal numero, diciamo così, parte dal numero 1 in questo momento qua, verso la fine, ok? Quindi cosa è successo qua? Sono state invertiti i fascicoli, quelli che erano al primo posto sono stati messi all'ultimo. Questo perché sicuramente non è solo l'unica copia, ok, ma ce ne saranno altre, no, non tutte, semplicemente perché la rilegatura, se la Star Comics l'ha fatta nelle sue tipografie, su un determinato copie, quelle rilegature sono state invertite dalla macchina, ok? Quindi non c'è un problema di stampa, dove il problema è la matrice. Si possono recuperare queste, niente, portandole dietro naturalmente dal nostro fumettaro che ce la sostituisce per un prodotto che comunque, diciamo così, ha un suo seguito, quindi nelle future ristampe comunque si farà molta più attenzione e naturalmente ci saranno comunque dei fondi, degli avanzi bene, insomma, non, ripeto, non in tutte le copie sono state fatte in questo modo. Non penso solo in una perché probabilmente dei fascicoli sono entrati in macchina, una serie di copie sono uscite in questo modo, quindi si ridà dietro e vi verrà comunque rifatta la copia, vi è data una copia buona. Mentre parliamo, qualcuno mi ha fatto notare che nel numero 12 di The Boys, quello da edicola, soprattutto su questa immagine, adesso qua non si vede, io non ci avevo fatto caso all'inizio perché ho dato veramente molta importanza, a me non fanno impazzire i disegni di The Boys, mi piace proprio la storia, quindi la seguo con interesse, a volte a memoria vado per i disegni, e comunque naturalmente sono sgranate, pixelate, diciamo così, quindi cosa succede? Questa copia in Piemonte, no, è arrivata così, in Sicilia e in un altro posto d'Italia da Telegram mi hanno fatto notare questa cosa, quindi da più parte è una stampa sbagliata, non un'inversione di immagine. Qui il problema diventa molto più complicato, nel senso che la matrice è una sola di stampa, dove faccio veramente in sintesi, no? C'è questa piastra, diciamo così, che può essere una piastra adesso, ma può essere qualcos'altro, comunque dove c'è la stampa, una matrice, no? Una segnatura. E naturalmente se quella piastra che si utilizza a questo punto penso per tutte le stampate, quel tipo di errore lì su quella piastra rimane per tutte le copie, quindi avremo sicuramente tutte le copie con questa problematica, che a mio avviso non è poi così grave pensando al tipo di prodotto, no? Non si va a spendere neanche 8 euro per un prodotto che probabilmente adesso troviamo anche a 12 con questa fattura qua, ok?
Come la risolviamo? Non la possiamo risolvere, ce la teniamo così, ok? E anche le future ristampe, se ci saranno delle future ristampe, verranno comunque utilizzate, verrà utilizzata comunque la stessa matrice. C'è praticamente per queste matrici nelle tipografie, no? Si hanno comunque. Si tengono 2 o 3 anni per valutare se ci possono essere delle ristampe dopo, per questi tipi di prodotti, per la Gazzetta, così si dovrebbe fare, no? E naturalmente ci può essere una segnalazione massiccia verso la tipografia per questo errore. E magari in un futuro cambiare quella tipologia di lastra, che è un costo ulteriore per quanto riguarda appunto le case editrici, no? Quindi scusate, ne vale realmente la pena per questo errore? Direi di no, cioè, secondo me non rifaranno quella matrice proprio perché ci sarà un'ulteriore stampa, ma poi finirà lì, insomma, ci saranno i fondi di magazzino, daranno quelli se qualcuno chiede degli arretrati. Appunto questo perché si valuta sempre se ne vale la pena oppure no. Ecco, l'errore qua dei fascioni, se erano come è già successo per la prima pagina, che erano state fatte per molte copie, no? Questa colori che era stata ripetuta, allora ne vale la pena per questo prodotto perché comunque ti vendi 25.000 copie a copia, quindi sono tanti soldi, no? E quindi per un seriale vale la pena investire nell'errore commesso, proprio perché comunque le ristampe per le nuove generazioni, quelle che arriveranno anche già solo tra 2 o 3 anni, quando ci saranno ristampe, ma già si stanno facendo le ristampe arrivano non a 25.000 euro, ma comunque a un buon 10-15.000, scusate, 15.000 copie, non euro, 15.000 copie, quindi sono sempre tante. Questa è un'edizione che comunque, per come è stata concepita, 15 euro è anche abbastanza economica, fatta benissimo, e quindi sta andando parecchio. Vale la pena investire, no, sul rifare della roba, delle cose del genere. Ok, quindi diciamo così, quando ci sono degli errori proprio di stampa evidenti, è un po' difficile recuperare il volume. Per quanto riguarda invece le rilegature, si dà dietro e te la devono cambiare con una rilegatura migliore. Ma tra l'altro la Panini ha già fatto questi errori di non tradurre, ha semplicemente ristampato la paginetta a volte, no? Senza cambiarvi il prodotto, proprio perché magari c'era solo quella paginetta in un omnibus, se non vado errato, vi ristampano la paginetta e ve la inviano ad attaccare non so dove, perché poi alla fine non puoi neanche riattaccarla, no? E niente, volevo solamente precisare perché erano nati questi piccoli errori da parte dello stampaggio, e naturalmente, co come è giusto che sia, no noi che non sappiamo bene come funziona la tipografia, no? Le varie stampe, rimane un po' incazzato per dire io la voglio una copia perfetta. Perfetta, quando c'è l'errore, difficilmente si può recuperare in qualcosa di perfetto, soprattutto su questi prodotti appunto economici. Ok, con questo è tutto, ragazzi. Ho voluto fare questo appunto. Se mi viene, ripeto, continuate a scrivermi se avete dei dubbi sulla tipografia. Io, insomma, la tipografia andrà a spegnersi perché arriverà il digitale, quindi non ci saranno grossi cambiamenti nei prossimi 10 anni, se non proprio la chiusura totale della lavorazione della carta, no? Per passare al digitale. Quindi dopo 30 anni di lavoro in tipografia, comunque nell'arte grafica in generale, posso ancora dirvi qualcosa fino al tramontare del lavoro su carta. Ok, ragazzi, ci vediamo alla prossima e seguiteci su Telegram. Stiamo cercando su Telegram proprio di rimanere ancora in pochi e di sviluppare qualche progetto, insomma, anche visivo, guardando assieme delle puntate, delle nuove animazioni. E vorrei coinvolgere anche chi viene sul canale Telegram a
a guardare anche altro, no? Non solo gli anime, ma ci sono, adesso vedo ultimamente delle belle cose anche su Netflix, che non riguarda proprio il Giappone, ma magari l'America o altri stati che producono animazione. Ecco. Vediamo un attimino se riesco con l'admin Roberto di Telegram a organizzare qualcosina di carino, ok? Ci vediamo alla prossima, ciao! C'era una rana seduta lì, leggeva fumetti di supereroi, manca avventure, da perdersi la testa, nel suo camper colorato, ma la notte arriva e tutti dormono, la rana si trasforma in suo Aquaman, difensore dei deboli con poteri acquatici, salta nel laghetto come fosse il mare. Sono Aquaman, la rana che salva il mondo. Notato tra le pagine di carta, mi immergo in mondi fantastici. Fumetti e manga mi danno la forza per affrontare ogni avversità. Ogni notte una nuova battaglia, il mio camper mi porta dove serve. Con la mia coda faccio un'onda per proteggere chi chiede aiuto. Nuotare bene, stronzo Aquaman le manda via, nel mio camper io vivo, rane cattive.